Buongiorno a tutti, una platea veramente vasta, quella di oggi, ottimo. Quello che abbiamo strutturato per oggi è un workshop su come attraverso il design thinking possiamo andare a vedere quali sono i cognitive bias che vanno a influenzare la creazione di un nuovo business. Perché questo? Nel rapporto Autopsy del 2017 riguardo le PMI e startup si nota come ci sia una miscredenza del perché le startup o giovani imprese falliscono. Normalmente si crede che un'azienda o una giovane impresa fallisce per una questione legata ai fondi, per una carenza di flussi monetari, per una questione diciamo legata alla parte amministrativa, alla parte fiscale. Bene, da questo report invece si evince come i motivi per cui le aziende, le start-up falliscano sono ben altri. Il motivo finanziario si classifica in ottava posizione, quindi ce ne sono altri 7 motivi più importanti per il quale una PMI, una start-up o un'impresa o un'azienda fallisce durante i suoi primi 2 anni di vita. Questi motivi riguardano essenzialmente il team, il business model e soprattutto vanno a capire se il prodotto è consono al mercato. Quindi ci sono tante aziende, tante startup che sbagliano team, sbagliano prodotto e sbagliano il modo di metterlo sul mercato e sbagliano il business model. Perché ci sono questi errori? Questi errori, alcuni, sono dovuti a dei bias cognitivi che andremo ad analizzare, a vedere e a sapere come sfruttare a nostro vantaggio in questo workshop. Slide successiva. Cosa faremo in questo workshop? Abbiamo cercato di renderlo un pochino interattivo con questa ampia platea. Come faremo a fare questa cosa? Nei prossimi 5 minuti vedremo se tutti quanti noi siamo soggetti a questi bias cognitivi. Vi basterà avere un telefono, faremo un gioco insieme e capiremo in tempo reale quanti di voi sono soggetti a questi bias, quanti di voi pensano per abitudine e non fanno un ragionamento logico che serve a evitare questi bias cognitivi. Dopodiché Valerio ci spiegherà cosa sono esattamente i bias cognitivi e come impattano nella vita di tutti i giorni delle persone e delle aziende. Ci sarà una serie di speech in cui andremo ad analizzare i 6 bias cognitivi più importanti che ci sono quando si crea un business e alla fine, gli ultimi 30 minuti, lavoreremo su quel canvas dove c'è Fabio davanti che ci sta facendo le foto, grazie Fabio, che si chiama un canvas di opposite thinking. È un canvas particolare che serve a evitare, a scongiurare bias cognitivi e a trovare nuove idee sfruttando i bias cognitivi a proprio vantaggio. Quindi capire quali sono, riconoscerli e sfruttare per trovare nuove idee evitando questi bias cognitivi. Andiamo avanti. Lascio la parola a Riccardo, così possiamo proseguire con il test dei bias cognitivi. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Allora, un secondo che preparo. Ok, allora, perché si vede quello però? Mi fai vedere questo? Ok, pubblica, grazie. Allora, dovreste, per piacere, dividervi in due gruppi, vabbè, due piccoli gruppi. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lei vuole partecipare? No? Ok, allora voi tre, quello di destra per piacere, e voi quattro, quello di sinistra, perché sono due test diversi. Quindi con la fotocamera del vostro smartphone riuscite a leggere il QR code, perché è un lettore. Sì. Ok. Buongiorno, se lei vuole partecipare deve scannerizzare. Ok, perfetto. Quindi 3 e 3. Aspetto che vi colleghiate. Riuscite? La fotocamera dovrebbe leggere il QR code. Non va? Vi do il codice, se no. Quel codice che c'è scritto sopra, se andate su www.menti.com e scrivete quel codice, rispettivamente voi destra e voi sinistra, è uguale, se non vi legge il QR code. Riuscito? Ero connessi, però. Ah, ecco, uno. Quindi è lei, perfetto. Lei è dentro? Non mi risulta.
Ok, adesso siete 1-1. Ok, altrimenti col codice. Ok. Ok, allora, chi è collegato può cominciare a rispondere. Ok, quindi siete 3-3, corretto, e avete votato già, quindi andiamo alla seconda domanda. Ok. Avete votato, è finito il gioco e adesso diciamo questo, analizziamo prima il gruppo di sinistra. Chi è il gruppo di sinistra che ha fatto questo qua? Voi tre, ok, perfetto. Voi immagino abbiate votato questo, cioè abbiate votato alla prima non giocare e alla seconda 100% probabilità 200. Andiamo a vedere, alla prima avete votato, tre hanno votato 5 partecipanti a quello di sinistra, quindi chi siete 5 di sinistra? 1, 2, 3 e altri 2 però, 4, ok, comunque è strano, però alla seconda per esempio è confermata, avete votato quasi 3 su 4, quindi il 75%, 100% probabilità che 200 vengano salvate. Gruppo di destra, che siete voi 4, perfetto, avete votato 50% probabilità di vincere e 50% probabilità di perdere e dopo il 33%, andiamo a vedere, giusto, quindi qua 50% e qua 33%. Allora, questi sono due esempi di cognitive bias, il primo è la loss aversion, quindi le persone tendono a valutare più, a ponderare di più le perdite rispetto alle vittorie. Quindi quando vi è stato chiesto, è uguale, l'utilità attesa dei due giochi è identica, però voi pensate, voi persone, chiunque, e soprattutto a prescindere dal livello di educazione o di esperienze pregresse, quindi i cognitive bias sono universali, tendete a ponderare di più le perdite, per questo più persone hanno scelto l'alternativa più sicura. E il secondo potrebbe essere ancora più interessante di cognitive bias, perché è il framing effect, quindi non è neanche una questione di ponderazione, è proprio solo come vengono enunciate le cose. Le persone che sarebbero state salvate e uccise nei due casi erano identiche, perché il calcolo di probabilità viene identico, solo che in un caso il 100% di probabilità era di salvare, nell'altro il 100% di probabilità era di uccidere, e quindi è chiaro che voi cercate di salvare le persone mediamente, si spera, e quindi siete stati condizionati, ma il caso è identico sia come numero di morti che come numero di vite, quindi solo il modo in cui viene formulato è in grado di condizionare pesantemente la vostra scelta, perché soprattutto nel caso di destra tutti avete votato quelle cose che erano state predette, nel caso di sinistra in uno solo dei due casi, quindi 3 volte su 4 voi siete prevedibili, che è tantissimo, il 75% delle volte. Pensate per un'impresa che vi vuole vendere o convincere di qualcosa, e solo come è formulata la cosa, e a prescindere dal vostro livello di educazione o esperienze pregresse. Quindi io lascio la parola adesso a loro, spiegheranno più nello specifico i cognitive bias, però questo piccolo giochino al volo era per farvi capire quanto siano inevitabili. Io userei la parola inevitabili. Allora, ragazzi, di nuovo, sempre Valerio come prima. E una cosa,
Questa considerazione sui bias che ha cercato di prendere e spiegare Riccardo è stata sostanzialmente presa e spiegata da un premio Nobel per l'economia che si chiama Daniel Kahneman. Bene, Daniel Kahneman nel 2002 ha vinto il premio Nobel per l'economia essendo uno psicologo. Per quale motivo? Perché in economia si consideravano sempre tutta quanta una serie di variabili e di grafici come se le persone fossero perfettamente razionali, eppure così non è. Infatti ci sono questi tipi di giochi che possono prendere e far capire per quale motivo ci comportiamo in questo modo. Facendo un esempio pratico, ci sono quelli che vengono considerati dei modi di ragionare, vengono dette euristiche, cioè se io vi dicessi come faccio a scegliere se un numero è pari o dispari, basterebbe probabilmente guardare l'ultima cifra sulla destra per capire se è pari o dispari, a prescindere da quanto è grosso il numero. Questo è un modo di ragionare. Viceversa, se io vi chiedessi, piegando un foglio di carta spesso un millimetro 100 volte su se stesso, secondo voi quanto sarebbe spesso? Magari qualcuno di voi risponderebbe qualche centimetro, qualche metro, immagino una risposta di quest'ordine. Peccato che la risposta supera i 100 milioni di chilometri, perché si ripiega, e sostanzialmente sono delle semplificazioni degli errori della mente in cui noi cadiamo in maniera sistematica. Addirittura porre la stessa domanda in maniera diversa ci porta a prendere e ragionare in maniera diversa, a dare risposte diverse. Ora, chiaramente, essendo in pochi, il gioco ha avuto poca rilevanza statistica, eppure questa qui è la considerazione che avviene sulle grandi masse, ed è quello che noi possiamo prendere e sfruttare nel momento in cui dobbiamo prendere e magari proporre qualcosa a qualcuno, oppure sono i tipi di errori che noi dobbiamo cercare di evitare quando andiamo a strutturare il nostro business. E adesso ce ne saranno alcuni che intanto vi spiega prima Niccolò e dopo che vi spiegherò anche io, per poter cercare appunto di come capire come poterci difendere da questi errori, nel dettaglio nello specifico, e come poterli girare a nostro vantaggio quando andiamo a proporre a un cliente, a un fornitore, a qualcuno che lavora con la nostra azienda, con la nostra startup, come appunto poterli sfruttare a nostro vantaggio e come tirarne fuori un vantaggio competitivo. Vai Nick. Allora, grazie. Ora intanto vi parlerò di alcuni dei bias che ho notato, insomma, con la nostra esperienza di associazione. Siamo riusciti a entrare in contatto con quella che si chiama generazione Z, quindi la nuova generazione di ragazzi, quindi sto parlando di adolescenti che studiano attualmente al liceo. E cos'è il bias di conferma? Cerchiamo di capirlo insieme. Noi viviamo in un mondo denso di dati, denso di informazioni, siamo continuamente bombardati di informazioni ed è molto difficile scegliere quelle che sono le informazioni esatte da quelle che sono le informazioni false. Sappiamo ad esempio dalla notizia riguardante alle fake news che siamo bombardati continuamente da queste notizie false, e infatti andiamo a cadere in quello che si chiama confirmation bias, ovvero andiamo a cercare le conferme sui nostri magari social. Vi faccio un esempio molto pratico: all'interno delle reti dei social network noi ci troviamo amici che pensano allo stesso nostro modo, molto spesso accade questo, e quindi tendiamo a non cercare di cambiare opinione ma a seguire sempre la stessa opinione, e questa è una delle problematiche fondamentali. Andiamo al successivo bias. Ovviamente, come il precedente, tendiamo a seguire quelle che sono le opinioni di un'autorità, quindi ad esempio tendiamo a cercare di dare per certo quella che può essere un'opinione di un leader, ad esempio i leader della politica, possiamo prendere come esempio calzante. Per quanto riguarda ovviamente la nostra esperienza, che è sempre utile parlare di un'esperienza per poter spiegare la teoria, possiamo dire sicuramente che la generazione Z va a seguire quelli che sono magari le persone con tantissimi follower, quindi quelli che noi chiamiamo influencer. Pertanto noi diamo agli influencer un senso di autorità, e questa autorità, questo dare per certo una verità che è una verità indotta, ci può causare delle problematiche che sono appunto il bias di autorità. Vediamo il terzo bias, il bias di azione. Sentiamo molto parlare di quello che si chiama comfort zone, ovvero tendiamo a rimanere molto spesso nei nostri limiti che ci siamo autoimposti. È anche collegato con gli altri bias. Questo significa che le nostre azioni tendono a essere sempre conformi, sempre in particolari limiti, ed è importante soprattutto per quello che vedremo dopo, ovvero la canvas, ovvero cercheremo di capire anche a livello di business, che andare a seguire un'autorità, andare a rimanere nei nostri limiti, andare a seguire determinate persone che hanno un'influenza
può portare dei limiti al nostro business, può portare dei limiti a creare la nostra azienda, a creare la nostra startup. Quindi l'obiettivo è sempre avere un pensiero critico, un pensiero che si basa sulla sperimentazione. Vai Valerio. Bene, continuo io con un altro bias, che il primo che dovrebbe esserci appunto è false causalità. Ovvero, perché vogliamo portare questo tipo di canvas che si chiama opposite thinking? Perché ci porta a prendere e ragionare in una maniera e al contrario di quella maniera. In questo caso specifico, quella che è la falsa causalità segue un principio molto, diciamo, radicato nelle nostre menti. Cioè, se noi vediamo una serie di eventi che sostanzialmente si susseguono l'uno all'altro, siamo portati a prendere e creare una relazione causale tra di loro, anche se questa non c'è. Non solo, questo tipo di relazione causale la mettiamo sostanzialmente come se esistesse anche quando due eventi si prendono e si propongono insieme. Faccio un esempio pratico, elementare. Paradossalmente aumenta il numero di rondini quando aumenta il numero di matrimoni. Dite, che c'entra? Eppure sembrerebbe quasi che in qualche modo si manifestano insieme. Perché? Perché entrambi vengono causati dal fatto che la maggior parte dei matrimoni avvengono in primavera e la maggior parte delle rondini si risvegliano in primavera. Il problema qual è? Che la nostra mente, spesso e volentieri, questo qui ovviamente è un caso estremo, mette in relazione eventi che non sono relazionati tra di loro. E all'interno di un business dare sostanzialmente un rapporto causale a effetti che non hanno causalità tra di loro è un problema enorme che dobbiamo cercare di affrontare. Quindi avere un gruppo di persone che si riunisce e lavora, diciamo, andando a sondare quelli che sono gli opposti, cioè da una parte come si pensa e dall'altra parte il pensiero contrario, ci consente di poter scardinare questo tipo di pregiudizio che noi possiamo avere, in cui cadiamo in maniera inconscia. Non solo, avanti, perfetto. Il bias di conformità è molto simile a quello che diceva Nick. Spesso e volentieri noi tendiamo a comportarci come si comportano le persone intorno a noi. Anche qui magari un esempio può essere illuminante. Immaginate di prendere e trovarvi a passeggiare lungo una strada. Davanti a voi ci stanno una cinquantina di persone che camminano sempre più avanti a voi nella stessa direzione o anche in verso contrario. E al lato della strada ci sta una persona, magari un senza tetto, che sta accasciato per terra e non si muove. Qualcuno passa accanto, gli tira una monetina. Qualcuno tira avanti e continua a camminare. Voi ci passate accanto, magari vi fermate a lasciare una monetina, magari no, continuate a camminare tranquillamente. A nessuno prende e sfiora l'idea che quella persona magari sia morta o stia morendo per terra. Perché? Perché noi diamo per buono quello che è il giudizio delle altre persone. Non siamo in malafede, semplicemente se tu 50 persone prima di noi passano accanto a quella persona e si comportano in quel modo, quel comportamento per noi è normale. Questo qua ci porta sostanzialmente a conformarci a quello che è l'agire delle persone intorno a noi. E in un business può essere un problema, perché se noi consideriamo normale quello che avviene in quel tipo di settore, ci conformiamo a quel tipo di settore, quando magari la nostra idea, che è diversa e va controcorrente, viene ad assopirsi, viene a ridursi, a perdere la sua portata disruptive. E questa questione va affrontata anche cercando di capire che tipo sostanzialmente di vantaggi può portare un pensiero contrario. Non solo, poi ci sta l'ultimo bias, questo qui è il bias di innovazione. Questa qui è una trappola molto pericolosa per chi lavora nel settore delle startup e delle aziende in generale, perché in qualche modo ci sta questa corsa verso quella che è l'ultima frontiera tecnologica. Spesso e volentieri le persone neanche comprendono a fondo se quel tipo di tecnologia servirà a loro o avrà un tipo di risvolto pratico nel loro business. Io nel particolare lavoro nel campo della blockchain, magari ne avete sentito parlare, questa nuova tecnologia che serve per far funzionare questo fantomatico Bitcoin. Bene, da diciamo un anno e mezzo a questa parte c'è stata questa esplosione di sostanzialmente di luce che è caduta su questo tipo di tecnologia e la gente ha cominciato a utilizzarla anche quando non serve. Esempio pratico, c'è chi dice tracciamo i polli sulla blockchain. Bene, non serve per questo, serve per altri casi. Quindi bisogna stare attenti a non cadere vittima di quello che è il marketing, portandoci a casa una tecnologia che magari non ci serve e capire effettivamente nei nostri processi aziendali se, come e in che modo quel tipo di tecnologia può servire. Quindi anche qui diversi passaggi. Primo, andiamo a cercare di capire, magari con qualche esperto del settore, come funziona quella tecnologia e come può essere utile al nostro business. Dopodiché scegliamo in maniera, diciamo, ragionata se e come implementarla e a fronte di quali costi nel nostro business, altrimenti è soltanto marketing. Quindi queste qui sono sostanzialmente alcune considerazioni su come uno può prendere e cercare di capire alcuni dei bias più comuni nell'agire umano.
Ne facciamo un altro, giusto così per gioco, che neanche è riportato perché rende bene l'idea. Cosa hanno fatto? Un esperimento, un gruppo di psicologi, in questo caso capitanati da Robert Cialdini, che è un grande persuasore a livello mondiale. E cosa fanno? Loro vanno a prendere e a fare un esperimento in spiaggia. Una persona lascia sostanzialmente un borsello incustodito e un altro attore, come anche questo, si avvicina per rubarlo. L'hanno ripetuto 20 volte questo esperimento, soltanto in un caso una persona ha preso e si è avvicinato per cercare di fare qualcosa e non far rubare il borsello. Stesso tipo di esperimento, ma la persona che lascia il borsello chiede al vicino d'ombrellone, al vicino d'asciugamano: mi guardi il borsello per cortesia? Mentre vado al bagno, mentre vado a fare un bagno, quello che sia? Bene, 19 casi su 20 hanno reagito, di cui uno è entrato addirittura in colluttazione con quello che era il rapitore, il rapinatore che sia. Cioè, questo qui è un altro sostanzialmente bias detto di conferma, nel senso, noi siamo coerenti con quelle che sono le decisioni che abbiamo preso prima. È una trappola mentale molto pericolosa che magari i fornitori, che magari i clienti possono utilizzare nei nostri confronti e che noi viceversa possiamo prendere e decidere di utilizzare a nostro vantaggio. Se io prendo un impegno in pubblico davanti a tutti, tenderò ad essere coerente solo e soltanto per quella parola che ho preso davanti a tutti con quello che ho detto, e le mie azioni seguiranno a questo. Quindi questo qui sostanzialmente sono alcuni tipi di bias. Ci sarà una lista più dettagliata sul sito appunto dell'AIM, che è l'associazione imprenditori millennials che stiamo strutturando, in cui abbiamo dato una struttura più ampia ai 16 bias cognitivi più comuni. Ne hanno individuati più di 180, considerate i principali, li abbiamo strutturati per renderli comprensibili e dal sito potete andare a scaricarli. Adesso quello che vorremmo fare viceversa è un gioco, appunto, utilizzando quel canvas dell'opposite thinking, perché si tratta appunto di un workshop, e cercheremo di capire come utilizzare il pensiero agli opposti, agli antipodi, come per evitare, scusate, questo tipo di trappole mentali in cui troppo spesso cadiamo. Quindi adesso ripasso la parola a Riccardo, che si occuperà insieme a noi di prendere e strutturare, insieme a tutti quanti voi, di strutturare questo canvas per capire come pensare in maniera opposta. Grazie. Allora, buongiorno. Di nuovo. Il fatto che non siamo tantissimi in questa fase è un positivo, perché questa tipologia di strumenti si utilizza nelle imprese, chiaramente, quando un'impresa vuole innovare o comunque risolvere determinati problemi, e quindi di solito non si ha davanti una platea di 40 persone, tutta l'impresa, tutti i dipendenti dell'impresa, ma i decision maker, gli ingegneri, coloro che hanno il problema. Quindi diciamo, caliamoci un attimo nella mentalità di un'impresa che deve risolvere un problema o di un'impresa che deve trovare una nuova soluzione, un nuovo prodotto. Allora, sarebbe carino se utilizzassimo il workshop su un caso reale. Qualcuno di voi ha imprese, startup, idea imprenditoriale? Vogliamo utilizzare, invece di fare un caso teorico, è carino, no? Allora, sì, vieni. Certo. Possiamo accendere, non c'è un tecnico, un secondo microfono. Vabbè, usiamo lo stesso. Allora, dici due parole su cosa fate e pensa un attimo a un problema o a un'idea che vuoi introdurre, qualcosa, e poi io spiego il canvas. Un problema di un prodotto, della tua attività in generale, di un processo, di un qualcosa. Salve a tutti, sono Andrea Laudicina, sono il CEO dell'Andros ADP. Per mezzo della nostra startup stiamo introducendo in Italia un nuovo mezzo pubblicitario. Si tratta del Fillboard, è un dispositivo applicato sulle pistole di erogazione del carburante all'interno delle stazioni di servizio. Un possibile problema, okay. Ripeto di nuovo a capo. Sono Andrea Vicina, sono il CEO dell'Andros ADB. Per mezzo della nostra startup stiamo introducendo in Italia un nuovo mezzo pubblicitario. Si tratta di un dispositivo applicato sulle pistole di erogazione del carburante nelle stazioni di servizio. Viene riconosciuto a livello internazionale come uno dei media offline più efficaci, sostanzialmente per diversi motivi, ovvero la fase di rifornimento è un momento privo di distrazioni per l'utente, a differenza dei classici cartelloni pubblicitari dove ne vediamo un sacco di aziende diverse in momenti in cui siamo totalmente distratti, e per questo motivo diciamo, viene riconosciuto come uno dei mezzi pubblicitari più efficaci. Un potenziale problema che può avere la mia attività potrebbe essere
insomma, magari clienti che non, in questa fase iniziale magari noi stiamo cercando di introdurre nel mercato questa nuova modalità di realizzare le campagne pubblicitarie, un potenziale problema potrebbe essere quello di che le aziende non riescano a percepire che vi sono modi più efficaci per pubblicizzare i propri prodotti, i propri servizi, diciamo, potrebbe essere. Ok, allora, adesso spiego lo strumento e poi ci cerchiamo di ragionare tutti insieme. Allora, intanto avete i post-it, non perché siamo matti, ma perché funzionano così, quindi abbiamo queste tre aree che riempiremo con tutti i post-it scritti da tutti noi, e funziona così. Allora, prima pensiamo al problema, quindi il problema è che le persone non capiscono, le aziende non capiscono pienamente il fatto che ci sono modi alternativi di fare pubblicità, quindi per anni sono stati i billboards per strada, la televisione, cioè gli advertisement in televisione che tra l'altro costano tantissimo, e adesso ci sono mille nuovi modi, come i più scontati sono i social, ma ci sta la guerriglia marketing per esempio, o il viral marketing è quando realizzi un video non tanto per pubblicizzare il prodotto in sé per sé, ma un video diciamo fichissimo in modo tale che vada virale, quindi il tuo nome, la tua impresa che l'ha creato giri tantissimo. O la guerriglia marketing per esempio quando, non so se avete visto quelle cose in cui le strisce pedonali erano fatte come patatine di McDonald's, c'era disegnato il pacchetto di patatine enorme per strada, o ci stava un tombino che fumava perché ci stanno il calore, ci mettevano intorno il disegno di una tazza di caffè per pubblicizzare il caffè e quindi sembrava che la tazza fumasse dal caldo del caffè, insomma queste sono le nuove frontiere della pubblicità. E quindi questo è il problema, le aziende non capiscono che ci sono modi diversi di fare pubblicità. Ora, come funziona questo strumento? Noi dobbiamo prendere tutte le assumption che noi abbiamo su questo problema, quindi quali sono le nostre assumption? Vabbè, la definizione di assumption è qualcosa che tu dai per scontato senza averlo attestato, okay? Perché sennò sarebbe una dimostrazione, invece un'assunzione base è una cosa che tu dai per scontata senza averla testata, quindi proprio perché non è stata testata potrebbe non essere vera al 100% o potrebbe non essere più vera, quindi era vera fino a tot anni fa e adesso non più. Tant'è che la fase 2 del processo per utilizzare questo strumento sarà descrivere l'opposto di questa assunzione. Quindi adesso noi penseremo a un assumption che potrebbe essere non so, io non mi, mi sentite? Okay. Un assumption potrebbe essere è troppo difficile pensare a nuovi modi di fare advertisement, non lo so, adesso sto dando esempi, poi descrivi l'opposto, quindi ok, no, invece non è troppo difficile pensare a nuovi modi di fare pubblicità. E quindi chiaramente la terza fase e ultima del processo dello strumento sarà descrivere un nuovo servizio, offerta o miglioramento. In questo caso noi dobbiamo trovare, non so, o un nuovo modo o un esatto, in questo caso noi il nostro problema non è tanto trovare nuovi modi, ma quanto convincere le imprese che ci sono nuovi modi. Quindi i modi già ci sono, noi dobbiamo saper comunicare con le imprese, quindi la soluzione mi immagino sarà un modo per poter parlare alle imprese, un modo per convincerle a investire in nuovi modi di fare advertising, pubblicità. Quindi questa sarà la soluzione. Chiaramente questo era per dare l'idea di tutto il processo, ora però non ci preoccupiamo delle fasi 2 e 3 perché visto tutto insieme può sembrare un po' troppo grande, partiamo dalla fase 1. Quindi adesso questo strumento funziona così, che ognuno di noi prima individualmente fa una lista, in teoria una per ogni post-it così sono visibili, fa una lista di assumption, poi le attacchiamo tutte là. Quindi adesso noi dobbiamo pensare a tutte le nostre assunzioni base, quindi quello che noi diamo per scontato senza averlo testato, rispetto al nostro problema, che è convincere le imprese che ci sono nuovi modi di fare advertisement. Quindi non dobbiamo trovare nuovi modi di fare pubblicità, non dobbiamo crearli, già ci sono, dobbiamo riuscire a convincere le imprese che questi modi sono effetti, che sono disponibili e anche funzionano, quindi non siamo
ugualmente efficaci o addirittura più efficaci dei tradizionali, soprattutto se noi stiamo targettizzando nuove generazioni, perché nuove generazioni del billboard per strada magari neanche lo leggono, o la televisione magari non la guardano più perché ormai hanno Netflix sullo smartphone e non ci si siedono più davanti alla televisione. Comunque, ora facciamo quindi tutte le nostre assunzioni base che ci vengono in mente, anche noi chiaramente le stiamo facendo, io magari no perché così vi aiuto se avete domande, quindi insomma se ne avete iniziate, se qualcuno vuole mi chieda o ci chieda. A partecipare anche te, Andrea? Ancora 2 minuti e poi ognuno può prendere, se vuole, commentare quello che è la sua assunzione, quello che è il suo punto di, la sua ipotesi per partire con il business, in questo caso di Andrea. Ok, allora abbiamo. Ok, ne stiamo mettendo le ultime, c'è anche questa. Ok, allora adesso lo strumento prevede che vengano lette chiaramente tutte le assumption che abbiamo fatto individualmente, quindi adesso le rendiamo collettive, senza dover per forza dire chi l'autore, insomma, anche se in realtà sì, perché questi strumenti quando vengono utilizzati bisogna sempre sentirsi in un ambiente protetto, cioè è meglio sbagliare adesso che stiamo prototipando, si dice, quindi creando un prototipo, che sbagliare dopo quando portiamo sul mercato qualcosa. Ok, allora leggiamo l'assumption, dicevo, le ribaltiamo con... Grazie mille. Dov'è, scusi? Già sta la soluzione? Le leggiamo tutte, poi le capovolgiamo e poi lavoriamo sugli opposti di questa assumption per appunto trovare una soluzione. Allora, la prima assumption dice: le imprese preferiscono i modi tradizionali di fare pubblicità. Ok, perfetto. Quindi adesso noi ribalteremo, qualcuno me la ribalta così la poi attacchiamo, quindi le ribaltiamo dicendo invece no, le imprese hanno bene in mente i vantaggi delle nuove. Bene, poi pubblicità sui mezzi tradizionali è considerata più efficace. Ok, quindi le imprese ad oggi considerano più efficace la televisione e i billboard per strada. I billboard sono i cartelloni giganti per strada. Ribaltata, i mezzi tradizionali sono in declino, TV e cartaceo, quindi offline, vengono guardati sempre meno. Ok, quindi questa è già ribaltata, perfetto.
Terza assumption, tra 10 anni più del 90% dell'advertising sarà focalizzato solo su internet. Ecco, questa è bellissima, ribaltarla, se me la ribaltate per piacere anche la seconda. Questa è proprio quella che ha senso, è proprio ribalta quelle precedenti che sono cambiate tutti quanti i mezzi, cioè i mezzi di tecnologia su cui adesso passa tutto, se torni indietro di 20 anni non venivano utilizzati da nessuno, se torni indietro di 10 anni venivano utilizzati da poche persone, oggi sono comuni. Sul nostro smartphone abbiamo la cultura del mondo e arriva tutta la pubblicità che ci arriva. Tra 10 anni probabilmente i vecchi mezzi che ancora esistono, quindi possono essere TV classica, possono essere giornali, possono essere mezzi più antichi, avranno una fetta di pubblico sempre più ridotta. Perfetto, però è bellissimo ribaltarla, perché tantissimi studi ad oggi dimostrano che le pubblicità sui social, le pubblicità, la guerriglia marketing, il viral marketing sono straefficaci, la vedono tutti, hanno molto più views e nessuno compra. Quindi sono efficaci perché raggiungono, sono efficaci perché piacciono, sono efficaci perché ricordiamo, quindi top of mind, quindi ci ricordiamo di quel prodotto perché abbiamo visto il video fighissimo su Facebook, ma noi lo compriamo quel prodotto. I prodotti che vendono di più sono comunque quelli che usano la televisione e i mezzi tradizionali, e non è che lo dico io, insomma, quindi è bellissimo qua ribaltarla, vedete la potenza di questo strumento, perché è possibile che tra quanto c'è scritto 10 anni, che 10 anni in questi campi è tantissimo, sono anni luce, è possibile che tra 10 anni il 90% sia tutto online? Ma è possibile benissimo di no, perché se continuano i consumatori a comprare di più quando l'advertisement è incanalato da mezzi tradizionali, allora non sarà il 90, magari sarà il 70, il 60, il 50. Quindi questo è la potenza di questo strumento. Allora, i cartelloni reali, c'era già l'opposto che era billboard non reale, quindi non so, quelle, sai, video e i film di qualche regista futurista in cui ci sono i mega billboard interattivi, in cui magari anche in 3D ci sa qualcuno che esce, è chiaro che ritorna al futuro. È chiaro che questa è un'opzione plausibile. Poi andiamo avanti con l'assumption, anche perché le abitudini cambiano di generazione in generazione, ci stanno nuovi modi di guardarsi intorno, ok, qui quindi adesso dobbiamo ribaltarlo e dire che invece abbiamo una consistency, quindi invece ci sono delle cose che tra generazione in generazione cambiano ed alcune altre che no, quindi potremmo scrivere, non so, ribaltiamola chiaramente focalizzandoci sempre sul problema, quindi potremmo dire che invece di generazione in generazione ci sono dei media che continuano sempre a essere efficaci, come tra l'altro è, perché abbiamo detto che quelli online raggiungono views incredibili ma poi nessuno compra, quindi effettivamente noi giovani, per esempio Generation Y e Generation Z, siamo ancora legati alla televisione con i nostri genitori, quindi Generation X, quindi per esempio ci sono dei path che rimangono e quindi l'abbiamo ribaltato. Me l'avete fatto vedere? Grazie mille. Poi le imprese considerano i nuovi metodi troppo costosi, ok, vabbè, ribaltarlo è facile, quindi potremmo dire no, invece le imprese sanno che questi nuovi metodi non sono troppo costosi. Poi i decision makers del caso non sono open minded o comunque non portati all'innovazione. Ok, i decision maker in questo caso sono privati, perché stiamo sempre parlando di aziende, quindi va bene. Ok, sì, no, comunque è nuova rispetto alle altre, quindi possiamo dire invece no, che i decision makers ad oggi sono open minded. Ok, ora è chiaro che ribaltare questo, secondo me, è utile nella misura in cui ci fa differenziare. Cioè è chiaro che decision maker non è che è una categoria omogenea, no? C'erano dei decision makers privati, chiaramente, di aziende che sono open-minded e quindi proiettati verso il futuro, e ci saranno dei decision makers privati che invece sono più resistenti a queste nuove tecnologie, nuovi trend. Posso una cosa, Riccardo, al volo? Infatti se uno pensa a quelli che sono grossi player magari del settore del telco, delle comunicazioni, pensate negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni quanto è cambiato. Player enormi come Nokia, che erano incumbenti, i più grossi del settore, ormai praticamente sono spariti. Viceversa la Apple è risorta. Huawei, tu torni indietro di 10 anni, praticamente non esisteva. Cioè i mercati cambiano in maniera talmente tanto veloce e repentina, con innovazione su innovazione, che scegliere di rimanere indietro e di non innovare non soltanto non ti consente di mantenere la tua quota, ma già a medio termine equivale a una sorta di condanna.
perché purtroppo ad oggi cambia tutto in maniera talmente tanto veloce, con quelli che sono sostanzialmente quella che si chiama la new economy, che uno non può rimanere fermo, perché se rimani fermo già sei indietro rispetto a quello che sta accadendo. Quindi adesso andiamo avanti con i ok, allora poi post-it. Questo l'avevo scritto io. Allora, noi come abbiamo formulato il problema? Abbiamo detto: non riusciamo a comunicare alle imprese che ci sono nuovi modi di fare pubblicità. Così l'ha formulata Andrea. Ok, però ha senso questa domanda? Cioè, nel senso, non per dire non ha senso domanda, ma nel senso formulata così? Cioè, che vuol dire parlare alle imprese? Le imprese non sono, cioè, non è che esiste l'impresa in sé per sé, non è un'entità l'impresa con cui puoi parlare, l'impresa è fatta di persone, quindi a parte se noi ribaltiamo questa cosa e quindi intendiamo l'impresa come un insieme di persone, non come un'impresa, un'entità che sta lassù, chissà che cos'è, è più facile, no? Forse caliamo un po' più sul pragmatico questo problema, cioè noi non dobbiamo andare a parlare alle imprese di nuove fonti di pubblicità, dobbiamo andare a parlare con le persone che ci sono dentro le imprese a parlare di nuove pubblicità, e quindi questo cambia un po' il nostro problema, no? E quindi diventa più un problema comunicazionale. Quindi come riesco a comunicare con queste persone, come riesco a farmi capire con queste persone? Forse devo anche mettermi un po' nelle loro scarpe, cioè a volte queste persone magari sono resistenti, non so, stiamo pensando tutti insieme, ma magari sono resistenti a queste nuove tecnologie perché hanno responsabilità, quindi nel senso loro ti dicono non lo so se usare questa nuova pubblicità perché se poi non è efficace il loro capo non gli dà il bonus o li licenzia o si prendono il cazzatone, ok? Quindi non so, scomporre un po' il problema e portarlo più sul pragmatico. Infatti questa cosa si va a legare a uno dei bias che abbiamo visto, che è quello sostanzialmente di conformità. La gente cosa fa? Cerca di rimanere conforme a quelle che sono le decisioni che ha già preso o alla cosa che ha sempre funzionato, perché è comodo, perché non richiede sforzo, perché già funziona. Peccato che rimanere immobili è una condanna, come dicevo, nel medio termine, neanche nel lungo, nel medio. Ma il problema è che le persone che magari stanno in un determinato ruolo sono abituate con una mentalità magari un pochettino più antica, più vecchia, perché ricordiamoci che per esempio in Italia, che è un paese tra virgolette grande d'età, quelle che sono le posizioni dirigenziali spesso e volentieri sono ricoperte da persone un po' più grandi, e che se considerano che un modello ha funzionato negli ultimi 5, 10, 15, 20 anni, saranno abbastanza restie a prendere e innovare. Funziona, ha funzionato, funzionerà. Purtroppo ad oggi, o per fortuna, non è più così, perché questo qui vuol dire da una parte può essere un problema per chi è un incumbent, dall'altra parte può essere un'opportunità per chi sta entrando nel mercato. Ok, concludiamo questa fase, così andiamo alla terza, che chiaramente la più utile. Poi abbiamo cartelloni per strada che verranno, potrebbero essere sostituiti con cartelloni sul mare, quindi per le barche, per nelle baie, non so, ci saranno. Questa è una assumption. Impresa fatta di persone, impresa fatta di macchine, va bene, ok, la sempre maggiore diffusione dell'augmented reality, artificial intelligence, tutti questi trend che sostituiranno l'uomo, sì, no, l'uomo sarà licenziato e sarà inutile perché le macchine sono più potenti, o al contrario l'uomo sarà, ci sarà la human centric, quindi l'uomo sarà importante proprio perché è l'uomo e tutta la parte invece più automatizzata potrà essere affidata alle macchine. Queste sono cose da considerare comunque anche nell'advertisement, chiaramente. E l'ultima è: le aziende si affidano alle agenzie, le quali hanno tra i partner direttamente i media. Di chi è? Giusto per capire, tua? Ok, perfetto, quindi sì, nel senso che le agenzie pubblicitarie hanno già all'interno partner della televisione, Rai, Media, che le agenzie pubblicitarie hanno i partner principali, quindi Mediaset, Rai, direttamente all'interno, e quindi è molto più facile stabilire un contatto diretto piuttosto che affacciarsi su un nuovo media, in questo senso. Perfetto. Vabbè, ribaltarla potrebbe essere sì, difficile, perché questo è un dato di fatto più che un assunto. Comunque potremmo pensare che un giorno abbiamo anche contatti diversi con Mark, quindi Facebook, Instagram, eccetera. Ok, va bene, comunque tante, come vedete, perché siamo anche tanti, quindi tante assumption. Ora, leggiamo queste due, già ci sono, nella terza fase sono: nuovi mezzi di pubblicità faranno apparire gli
sezionisti come innovatori e quindi magari catturano più attenzione. Ok, quindi diciamo, ah ok, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Allora potremmo pensare, noi dobbiamo andare a parlare con le imprese che le abbiamo scomposte in persone, quindi noi dobbiamo andare a parlare con il responsabile comunicazione di un'impresa o il responsabile marketing, che magari sono lo stesso dipartimento, e fargli capire a fondo, fargli comprendere a fondo le potenzialità del nuovo, delle nuove tecnologie o delle nuove modalità di advertisement. Quindi noi possiamo dire, mettiamo un bel costume da innovatore all'inserzionista, quindi non è più, diventa un ruolo creativo ancora più di quanto non lo sia adesso, cioè adesso è creativo nella misura in cui deve essere creativo il contenuto, perché è chiaro che il video di pubblicità o la pubblicità deve avere una grafica fica, una storiella fica, uno speaker che ti spiega le cose, però il mezzo è standard. Invece può diventare un innovatore perché deve creare sia un contenuto interattivo e attraente, ma anche il mezzo, quindi deve essere ancora più artistico come ruolo di quanto fosse prima. Non so se era questa, perché non so se era questa l'idea. Se vuole aggiungere qualcosa, perché è una cosa interattiva. Quindi sì, do una risposta ad esempio a questa modalità creativa di utilizzare il nostro media, nel quale ad esempio McDonald's ha realizzato una campagna pubblicitaria nel quale ha inserito due semplici righe: next stop McDonald's, McDrive, scusate. Quindi in un momento già nel momento di rifornimento, che è una pausa dal traffico, da qualsiasi cosa, non hai distrazioni e hai in mano quella pistola next stop McDrive, è un contenuto abbastanza creativo per indurre in una call to action a tutti, diciamo, gli utenti. Ok, allora adesso abbiamo quello che avevamo detto prima, abbiamo la sanzione era, i cartelloni sono reali, l'opposite, quindi il ribaltamento era i billboard non più come reali ma quindi mediatici, e quindi la soluzione chiaramente potrebbe essere cartelloni VR o AR, quindi augmented reality, quindi si schermo ma proprio magari un ologramma, quindi 3D o che interagisce. E adesso lascio la parola a chi più di competenza su queste cose, anche rispetto alla soluzione che ci ha scritto pubblicità come upgrade gratuiti. Adesso ci spiega. Eccomi, grazie. No, è interessante perché tra tutti questi post-it ce ne sono alcuni che creano veramente delle novità assoluti. Se noi pensiamo che le imprese oggi sono fatte di persone, pensiamo l'opposto: domani le imprese potrebbero essere fatte da macchine o da intelligenza artificiale. In America ci sono alcuni hotel che sono gestiti completamente da intelligenze artificiali, per i servizi di pulizia, per il booking, tutto quanto. Quindi se un'azienda non ha più persone all'interno, come faccio io a convincere un'azienda fatta da macchine o algoritmi a comprare dei miei prodotti? Cosa posso offrire io a questa intelligenza, a queste macchine? Qualcosa di nuovo? Come faccio a convincerli a comprare un nuovo prodotto? Potrei per esempio fare una pubblicità intesa come upgrade gratuito, come discorso. Quindi ti do un nuovo modulo, ti do un nuovo server, ti do un nuovo AWS su cui girare più veloce e più performante, però se utilizzi il mio AWS, se utilizzi il mio modulo, se utilizzi il mio, non lo so, braccio, qualcosa di meccanico nuovo, più efficiente, ti chiedo di mettere il mio nome in evidenza o comunque di pubblicare il mio nome. Si possono creare delle nuove cose, addirittura qua, cartelloni reali, billboard non reali. Se pensiamo che sono nati, per esempio Facebook sta sviluppando, ha fatto l'ultima conferenza 4 mesi fa, sta sviluppando, ci sono già in realtà in beta,
dei punti di dei meeting place fatti completamente in AR e VR. Considerando che la tecnologia del VR da qua a 10 anni sarà sempre più leggera e più implementata, perché fino all'anno scorso c'era l'Oculus tradizionale che doveva essere connesso a un computer con una GTX 1080 che costava da sola 1000 e passa euro. E nella conferenza di quest'anno Facebook ha presentato un visore VR standalone che non ha bisogno di niente, semplicemente leggerissimo, 100 grammi, lo metti sugli occhi e sei automaticamente in, realtà virtuale. Quindi in questi meeting place virtuali sarà possibile fare pubblicità? Se sì, come? Si faranno delle billboard virtuali, degli ologrammi virtuali? Si potrà interagire con queste billboard? Questo pure è un altro punto, da qualche parte l'avevo segnato. Dove sono? Aspetta, mi sono messi qua. Ok, essenzialmente le billboard adesso sono statiche. Le billboard, quando noi andiamo in giro per la nostra città, per Roma, per Milano, sono delle billboard statiche, danno lo stesso messaggio a tutte quante le persone che passano là davanti. L'opposto sarebbe avere delle billboard dinamiche. Sono andato a San Francisco circa 3 mesi fa e la cosa che mi ha colpito è che dentro l'aeroporto della città di San Francisco hanno una billboard proprio che pubblicizza l'aeroporto, che tu ti metti davanti, con una telecamera ti fa il riconoscimento facciale e ti dice qual è il gate dove devi andare in base al tuo ticket. Quindi pure qua delle billboard che non sono più statiche ma diventano dinamiche e si adattano a ogni persona che gli sta davanti. Uomo, donna, suggerimenti pubblicitari personalizzati in base a chi hanno davanti, possono pure andare a sapere sui social quali sono i loro interessi e promuovere, diciamo, pubblicità specifiche per quella persona. Quindi non più solamente online la promozione targetizzata, ma anche offline potrebbe essere un buon futuro. Un'altra cosa che ho letto in giro, che mi piaceva, era i cartelloni su strada. Dove sono? Eccolo, cartelloni per strada. Se noi non vogliamo mettere i cartelloni sulla strada, dove li potremmo mettere? Li potremmo mettere in mare, per esempio, nelle stagioni estive, io mi immagino spiagge, baie, tutto quanto, mettere dei cartelloni su delle barche. A Miami già lo stanno facendo, c'è una nuova startup che fa queste cose, ma soprattutto, visto che c'è la possibilità di fare, Elon Musk dice che entro il 2050 ci sarà il turismo spaziale a basso costo, e sarà possibile fare dei cartelloni che sono magari su nello spazio? È un mercato che si potrebbe aprire, questo qua, c'è un mercato che si potrebbe pensare. Addirittura in Cina stanno facendo dei satelliti pubblicitari che possono proiettare tramite una rete di satelliti delle pubblicità nel cielo durante la notte. Quindi già là ci stiamo avvicinando su queste cose. Poi possiamo continuare con varie assunzioni e vari opposti, non so se voi ne avete visti altri nuovi, qua molto, molto interessanti secondo me è sempre questo qua, impresa fatta di persone, impresa fatta di macchine, come si fa a promuovere un prodotto alle macchine, come si fa a promuovere un prodotto a un'intelligenza artificiale quando le persone probabilmente rimarranno solamente grazie alle loro soft skill e le hard skill saranno sempre meno richieste dal mercato. Sono punti interessanti su cui andare a sviluppare. Se qualcuno ha un'idea, per esempio, vediamo un po'. Le abitudini cambiano di generazione in generazione, ci stanno nuovi modi di guardarsi intorno e alcuni media rimangono efficaci. Magari da qua al 2030, al 2040, come sarà il giornale? Sarà ancora, magari rimarrà come cartaceo, ma ci potrebbe essere qualcosa di nuovo, potrebbe essere stampato un giornale personalizzato per ogni persona e mandato a casa di ogni persona con le preferenze di quella persona, come se fosse un feed virtuale però cartaceo. Ovviamente si aprono nuove prospettive da questi punti di vista. Non so se te, Riccardo, hai trovato qualche altro post interessante da... Sì, allora adesso diciamo che è chiaro che abbiamo fatto mezz'ora di questo strumento, di solito ci si impiega un po' più di tempo, un'oretta e mezza, per farlo a pieno, però già in mezz'ora siamo una 10-12 persone, abbiamo messo 15 a Sanchon, le abbiamo ribaltate tutte, abbiamo 1, 2, 3, 4, 6 possibili soluzioni e alcune di quelle che ha menzionato Lorenzo non le abbiamo scritte, quindi potenzialmente sono 8 nuove idee o trend comunque quantomeno da analizzare. È chiaro, andrebbe fatto per il triplo del tempo per scendere più nel particolare, però noi adesso avendo 5 minuti, io forse più che andare avanti con le soluzioni, non so, sarebbe bello se voi aveste domande o dubbi o
o anche commenti rispetto a questo strumento o rispetto alla presentazione di prima sui biases, non so se avete qualche dubbio, o anche rispetto a queste cose che abbiamo detto, o lo strumento o il contenuto di questo strumento, non so. Essere utilizzato, quante volte può essere cambiato in generale lo cosa thinking, quando sta pensando. Allora guarda, quello Riccardo, che... ripeti la domanda. Sì. Scusa. Allora ha chiesto in quale fase di startup si può utilizzare questo strumento, quante volte, ok, quindi come, dove, quando, chi, perché. Allora intanto non sono startup, quindi togliamo subito, nel senso sì, è utilissima una startup che nasce, si deve ancora definire, si deve ancora capire se stessa cosa fa, come vuole farlo, che strumenti vuole portare sul mercato, ma anche un'impresa che opera da 100 anni, da 50 anni, stabile, se vuole risolvere un problema o capire bene, sviscerare le assunzioni alla base di quel problema e poi ribaltarle. Ma noi abbiamo parlato di un problema, si può parlare anche di una soluzione, quindi io ho posto in essere una soluzione che non è come mi aspettavo. Ok, quali sono le assumption base? Quindi intanto scardiniamo questo strumento dalla startup, perché può essere utilizzato anche in impresa. Quante volte, direi innumerevoli, cioè qualsiasi volta tu abbia un problema o una soluzione che non ti soddisfa o un nuovo prodotto da portare fuori, sei un'ora e mezza su questo e visualizzi, perché tanti studi dimostrano che visualizzare il nostro problema o quello su cui stiamo ragionando ci aiuta ad analizzarlo molto meglio, tant'è che molte volte addirittura invece di scrivere si disegnano queste cose, perché aiuta ancora di più il nostro cervello, la parte creativa è stimolata dalla vista, quindi vedere qualcosa di scritto è ancora di più da vedere qualche disegno, stimola ancora di più la nostra creatività e immaginazione. E poi scusami Riccardo, un punto importante di questa canvas sul come e quando utilizzarla. Questa canvas è un tool all'interno di un percorso di design thinking, va inteso come tale. Quei post-it non sono post-it finali che dopo si va e dice ok, abbiamo trovato l'opposto della billboard reale, la billboard digitale, quindi in VR o R. Dopo questo tool dell'opposite thinking ci sta un altro canvas che noi utilizziamo, per esempio, che è la matrice di innovazione, oppure l'innovazione a tre orizzonti. Sono tutti quanti tool specifici che ti permettono di portare avanti quei post-it sopravvissuti. Noi facciamo una sorta di evoluzione, diciamo, di questi post-it. Facciamo finta che abbiamo quei 4, 5, 6 post-it di eventuali idee. Quei post-it noi li dovremmo togliere da lì e andare a metterli in una nuova canvas che magari va a trovare se le tecnologie sono utilizzabili in quelle idee opposte che ci sono venute in mente, se esistono tecnologie utilizzabili, se è possibile utilizzarle, se ha senso utilizzarle. Su quei 6 post-it magari uno solo ha una tecnologia che si può utilizzare, quell'unico post-it sopravvissuto lo dovremo prendere da quel processo e portarlo in una nuova canvas, per esempio, che magari potrebbe essere una canvas più semplice, che è una business model canvas, che è una canvas la più comune all'interno del design thinking, e andare a strutturare piano piano, fare una selezione delle varie idee. Però questi canvas non vengono utilizzati stand alone, ma è una serie, un percorso, è tipo un gioco di carte. Ogni canvas, diciamo, rappresenta un processo. Si vanno a selezionare i canvas più affini al processo totale che si vuole fare e dopodiché si utilizzano in modo processuale, quindi si fa primo canvas e ci darà magari su 50 post-it ne verranno selezionati 10, secondo canvas di questi 10 ne sopravvivono 5 e via discorrendo fino a quando non rimarrà un vincitore. E su quel vincitore si può cominciare a ragionare più seriamente, magari andando a strutturare un business plan per poter dopo andare a realizzare quest'idea. Purtroppo nel panorama attuale delle startup, tante startup, ma d'altronde penso sia anche un po' la intrinseco nella definizione di startup il fatto di creare un'azienda non sapendo ancora qual è il problema, perché c'è anche questo problema della definizione di startup. Quando andiamo in giro a parlare, molto spesso quando diciamo cos'è una startup ci viene risposto è un'azienda che ha meno di un anno, due anni, tre anni di vita.
per lo stesso ragionamento anche una pizzeria potrebbe essere uno startup, anche se sappiamo che sono cose completamente opposte. Quindi cos'è realmente una startup? Una startup è un'impresa che ha trovato un problema e sta validando se la loro soluzione ha un mercato o meno. Quindi è ancora un'azienda che ha avuto un'intuizione e sta vedendo se quello che propone può funzionare o meno. Una pizzeria che fa la pizza con l'ananas forse potrebbe essere stata la prima startup perché aveva trovato un nuovo prodotto, ma vabbè, scherzi a parte. Questi canvas servono proprio a questo, nello stage iniziale delle startup, trovare un problema, trovare una possibile soluzione da portare nel mercato e dopodiché agganciarsi a tutto quello che è la metodologia lean, quindi andare sul mercato in fretta, vedere un feedback del mercato in fretta e capire se può proseguire e scalare come startup e diventare poi dopo piano piano un'impresa sempre più grande.